tutti. Sono altri video. Allora, io volevo fare due domande molto veloci in realtà. Allora, la prima riguarda il binomio tra Stato e privato nello sviluppo delle infrastrutture all'economia ecosostenibile, per quello che riguarda l'utilizzo quotidiano. Cioè, io sono possessore di un impianto fotovoltaico. L'ho messo su perché lo Stato mi ha invogliato con dei forti incentivi. Di fatto il GSE mi paga una cifra anche piuttosto rilevante rispetto a quello che è stato l'investimento per aver messo questo impianto. Ma perché? La domanda è perché lo Stato deve fare in modo che sia il privato, pagandolo e quindi uscendo dei soldi in più, ad adeguare e a fare impianti fotovoltaici, energia ecosostenibile, cappotti, isolamenti, e magari non parte da sé anche per almeno, che ne so, sul fotovoltaico proprio, penso alle pensiline delle stazioni, penso agli stadi di calcio, penso ai tetti degli ospedali, che sono in molti casi anche ancora c'è amianto su edifici pubblici. Cioè, perché lo Stato non agisce in prima persona almeno per autosostenere la spesa degli impianti elettrici e anche con impianti tipo pale eoliche, boe marine, insomma, mi viene in mente il caos che c'è a Rimini per la creazione di un parco eolico, no? E lì mi viene da pensare, essendoci anche delle piattaforme petrolifere a poche centinaia, a pochi chilometri lì, insomma, dove finisce l'interesse a bloccarle e dove realmente entra in gioco l'ambientalismo, perché non ho ben capito il binomio tra tutela del paesaggio e del patrimonio naturale e poi però lasci delle postazioni petrolifiche, insomma, petrolifere. E poi una domanda riguardo lo sviluppo delle auto elettriche, che mi erano sempre sembrate la frontiera necessaria per abbattere l'inquinamento, almeno quello causato dalle normali auto a combustibili fossili. Io mi ero anche prefissato come obiettivo di acquistarla. Poi però stamattina sul Sole 24 Ore leggo di un articolo a firma Corrado Canali con dichiarazioni di Akio Toyoda, che è il numero uno di Toyota, che è quello che praticamente ha portato l'auto elettrica nella massa tramite la Prius fondamentalmente. E leggo che le auto elettriche, in realtà, tra le batterie e l'adeguamento della rete per favorire l'elettricità nell'automotive e cose varie, diventano più inquinanti delle auto a combustibile tradizionale, a combustibile fossile. Ora, non conoscevo la frontiera della possibilità di avere delle auto a idrogeno. So che ci sono gli autobus che vanno a idrogeno in alcune città, mi sembra che partirono in Svizzera 20-25 anni fa, una cosa del genere. Ma nel quotidiano, io comune cittadino che faccio quei 10.000 km in macchina tra casa, lavoro e quella mezza uscita che faccio ogni tanto, per inquinare meno, non potendo utilizzare una metropolitana, per dire, che devo fare? L'auto a carbone è un conto, l'auto elettrica rischio che mi inquina di più e mi costa di più. Io che cosa devo fare da comune cittadino? Tutto qua, grazie. Antonio, vi leggo una domanda di Orietta Franceschini che è rivolta a Nicola Conenna. Chiede: nel Sinis in Sardegna non stanno costruendo un grande laboratorio per la purificazione di idrogeno? Ora, con questa domanda abbiamo chiuso, diciamo, le richieste di intervento, quindi farei l'ultimo giro con tutti i relatori, a cominciare da quelli che sono stati chiamati in causa. E quindi inizierei sicuramente sia con Nicola e con Marco Giusti e poi vediamo con appunto Guido e chi c'è ancora non vedo più, mi sembra ci sia poi Lamberto poi. Volevo chiedere se posso fare una domanda a Marco Giusti e a Sì, va Nicola Conenna bene, farla. sull'idrogeno. Non essendo io un tecnico, un ingegnere, volevo chiedere un chiarimento, che è su un piano proposto in particolare, su spinta anche tedesca, ma non soltanto, ne ha parlato anche Timmermans.
cioè la possibilità che l'Europa incentivi la produzione di idrogeno in collaborazione con i paesi del sud del Mediterraneo, dove, essendoci il deserto, diventa possibile sviluppare le energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, per il processo di elettrolisi, cioè per arrivare all'idrogeno. Io credo che non debba spiegare di più né a Marco né... Sotto questo aspetto, il piano sarebbe interessante perché ha delle finalità ecologiche. Per quanto mi riguarda, io considero l'idrogeno come una specie di filo di rame, insomma, un trasmettitore di quantità di energia, e quindi penso che abbia anche un uso immediato. Fra l'altro, ho visto che le Ferrovie Nord hanno utilizzato adesso dei vagoni tedeschi per collegare Brescia a Milano senza fare l'impianto elettrico e con vagoni a idrogeno. Ecco, volevo chiedere a loro se questa è un'interpretazione corretta oppure no, perché a questo punto mi sembra che l'idrogeno possa essere qualcosa che possa aiutare la transizione energetica anche immediatamente. In questo senso mi rivolgo in particolare a Marco Giusti. Ecco, tutto qui. Era una domanda. Ok, prima di dare la parola a Marco e a Nicola, mi ero dimenticato dell'intervento di Francesco Franco che aveva chiesto di intervenire, quindi gli passo la parola, in un minuto fai la tua domanda, così poi facciamo il giro finale. Sì, grazie, io volevo solo porre una domanda per richiamare l'attenzione sul fatto che la politica agricola va per la sua strada. Nel bilancio che è stato approvato per i prossimi 7 anni, nel bilancio pluriennale dei prossimi 7 anni, la politica agricola non è stata piegata alle necessità ambientali, la spesa agricola continua ad essere la stessa. E quindi credo che il movimento e il Parlamento europeo dovrebbe porre attenzione sul fatto che il bilancio intero dell'Unione europea deve essere conformato al New Generation EU, altrimenti non si fa sinergia. Grazie Franco, adesso facciamo il giro finale con Nicola, Marco, Guido e Lamberto.